Siamo in collegamento con il questore del Senato, il senatore Antonio De Poli, che si trova nel suo ufficio a Palazzo Madama per parlare di un importante appuntamento che si terrà a Padova sabato 16 marzo, vale a dire le elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. Però, senatore, come detto, un appuntamento importante che però i cittadini sembrano non conoscere a sufficienza. Come mai? Ma intanto buona giornata a tutti. I cittadini non lo conoscono per un motivo molto semplice. Questa è un'elezione, la legge prevede che le province vadano come elezione di secondo livello, cioè che i votanti non siano i cittadini ma gli eletti, quindi nel caso specifico i consiglieri comunali e i sindaci. E quindi votano tutti i rappresentanti delle amministrazioni comunali della provincia di Padova, ma non i cittadini. Quindi il cittadino, non essendo coinvolto, non conosce sicuramente il fatto che sabato 16 si vada al voto. Andiamo tra l'altro ad rinnovare solo il consiglio provinciale, non il presidente, perché il presidente dura in carica 4 anni, mentre il consiglio provinciale dura in carica 2 anni e sono scaduti i 2 anni del consiglio provinciale. Quindi questa elezione sarà solo per il consiglio, il rinnovo del consiglio provinciale e non del presidente. Un metodo un po' complesso, senatore, e quindi le chiedo, non sarebbe forse il caso di avvicinare un po' alla gente l'ente provincia, che pure ha importanti funzioni nella vita poi dei cittadini? Ma io sono perfettamente d'accordo su questa domanda, io sono perché la provincia ritorni ente elettivo, quindi che i cittadini rivotino e scelgano i propri rappresentanti in provincia. Ricordo che c'è una proposta di legge che è in commissione e spero che subito dopo le europee vada a buon fine per far ritornare il voto diretto, quindi che i cittadini votino i propri rappresentanti in provincia e quindi votino direttamente chi vogliono far eleggere. La provincia è un ente intermedio fondamentale ed è giusto che si ritorni a un'elezione diretta dei cittadini. Quindi ricordo che per la provincia di Padova sono 24 consiglieri provinciali, 6 assessori e il presidente. E quindi un'elezione che ritorna ad essere in capo, come si vuole dal punto di vista democratico, dei cittadini e non un'elezione secondo livello che gli eletti eleggono a sua volta i consiglieri provinciali, gli eletti degli eletti che vengono chiaramente votati. Questo credo che non sia un aspetto sicuramente positivo. Quindi ritornare alle origini, la provincia che deve essere eletta dai propri cittadini. Ecco, tornando all'appuntamento del 16 marzo a Padova, ci sono 5 liste. Senatore, anche lei ha presentato, la sua lista. Chi ha voluto radunare al suo interno? Ma noi abbiamo fatto la lista Padova, provincia al centro, proprio per dare un input fondamentale. Abbiamo inserito tantissimi sindaci, circa 10 sindaci, vice sindaci, assessori, consiglieri comunali, cioè facendo una lista di 16 persone competitive, ma per noi è una squadra che è presente nel territorio, che vuole ad ascoltare i bisogni dei cittadini, che vuole essere in mezzo e tra la gente, che ha nel suo DNA questo contesto, non calata dall'altro, ma bensì dei rappresentanti che hanno concretamente la conoscenza diretta dei propri territori e di conseguenza poter esprimere al meglio i bisogni che il territorio richiede, quindi per la propria provincia. Quindi noi ci presentiamo proprio con una squadra importante, se così si può dire, proprio per dare questo segnale diverso rispetto ad esempio alle altre liste che corrono per un candidato, due candidati, tre candidati o qualunque essi siano, ma bensì noi abbiamo proposto 16 candidati, tutti che concorrono per il bene della propria provincia e quindi delle proprie comunità. Allora ricordiamo l'appuntamento, elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale a Padova nella giornata del 16 marzo, che è appunto sabato. Grazie al questore del Senato, al senatore Antonio De Poli, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro a voi.